pronti, signori e signori, ladies and gentlemen, facciamo un applauso per Rai, welcome, a.k.a. Lorenzo, benvenuto, benvenuto. Grazie, benvenuto. Grazie. Benvenuto qui al salotto. Allora io so che diciamo tu arrivi dal milanese, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Zona, torno a Milano, non mi ricordo se Lodi. Sì, sono originario di Lodi, però insomma per necessità vivo a Milano, ecco. Vabbè, e andrai sì. Anche in radio qui a Torino su Radio Reporter Torino 99.9, sappilo, la prossima settimana, questa è una notizia in più che ti diamo, non so se, quindi magari qualche fan in più la raccoglierai qua a Torino, perché stasera ci presenti, come dire, i tuoi ultimi lavori. Sì, sì, sono lavori appartenenti al mio EP, che è l'unico uscito l'anno scorso, intitolato Aveva ragione Cobain, e insomma farò qualche pezzo tratto appunto da questo disco. Da questo disco, sì. Vabbè, e con che cosa cominciamo per entrare subito nel... Allora, inizierei con un brano che si chiama Un finale di Nolan. Un finale di Nolan. Sì. Qua bisogna decifrarlo. Beh, no? Sì, sono tutti un po' da decifrare. Beh, Nolan è il regista comunque, Christopher Nolan. Potrei iniziare come inizio allora di solito i miei live, ok? Inizi con gli occhialetti 3D, no? Esatto. Allora siamo pronti, perfetto. Allora ti lasciamo trasformare come un diciamo brachetti anche del rock and roll. Cominciamo con questo finale di Nolan, che è un regista famoso per quei finali lì che adesso non vi raccontiamo, ma noi siamo sicuri di avere qui Rai. Ciao a tutti, io sono Rai, benvenuti al salotto di Mao e buon ascolto. Avrai tempo per ricominciare,
magari da Hollywood. Sarà l'odio in più a farci dimenticare, mentre io mi ricordo di te che amavi Muscia. Ho perso il chip che ottimizza il cuore, come in quel tutorial su YouTube che parla di noi, che viviamo come in un finale di Nolan e pensiamo come in un finale di Nolan e chiudiamo come in un finale di Nolan e poi ci salviamo come in un finale di Nolan. Una bomba, anche perché fai tutto, diciamo, da solo, sei Trino, uno è Trino. Sì, sì, ci provo, insomma, sì. Faccio quello che so fare, come posso, insomma, cioè, però cerco di creare una band virtuale, da solo, virtuale da solo. Sì, esatto. Ed è una cosa che cominci a fare, diciamo, nel tuo home studio. Se sì, sì, esatto, sì. Più o meno un paio d'anni fa ormai ho iniziato a ideare questo progetto che poi ha preso pian piano forma. Ed è quello che adesso, insomma. Ecco, chiaramente adesso lo so che te l'hanno fatto in tanti questa domanda, però diciamo si è scelto un nome che poi è un problema, diciamo, riuscire, perché si sente proprio Rai come la radio, certo, televisione italiana. Infatti il mio obiettivo è diventare più famoso della radio televisione italiana. Quello... Sì. È come quando, diciamo, a Risico ti arriva una carta veramente difficile. Sì. No, giustamente bisogna mettersi obiettivi alti e tu ti sei scelto un obiettivo molto alto. So che stai anche facendo un videoclip. No? Sì. Infatti oggi ero a Torino per questo motivo anche. Hai scelto come location la nostra città. Sì, in realtà l'ho fatto in uno studio, quindi non è che si vede la città. Ho qualche giorno di ottimo. Però comunque... Però sì, comunque ho incontrato delle persone appunto di questo studio che hanno anche creduto nel mio progetto, quindi mi hanno dato una mano anche in questo video. Qui. Certo, RKH Studio si chiama. Esatto. E dentro fine anno, se tutto va bene, dovrebbe essere pronto anche il videoclip. Insomma. È imminente, diciamo. È imminente, sì. E il videoclip è quello del prossimo brano che sentiremo? No, no, non posso fare troppi spoiler, diciamo, quindi quel brano lì non lo farò stasera, però adesso potrei fare un brano che da cui è stato tratto un altro videoclip che è già uscito, sì. E si chiama Bombe, il brano. Bombe, sì. Puoi essere tante cose, sì. Signori, Rai, qui sarò. Piovono bombe e sembra un film. Piovono bombe ogni lunedì. Piovono bombe, napalm e stress. Piovono bombe, ma non sopra di me.
Muovono bombe e non è un film. Precipitazioni almeno fino a venerdì. Piovono bombe sui su bianchi. Piovono bombe sopra i su bianchi. Piovono bombe sui su bianchi. Piovono bombe sopra i su bianchi. La corsa d'emergenza, il diritto eterno, in precedenza, il parcheggio sempre in doppia fila, gli abbaglianti per farti spostare, la marmitta truccata, i sedili in finta pelle umana. Tanto lo sanno tutti che posti italiani. Sì, sì, ma in realtà poi non è che me lo sono inventato questo nome, nel senso che praticamente è l'abbreviativo del mio cognome, quindi è un nome che mi porto avanti dalle medie, esatto, in cui venivo chiamato così. Poi è chiaro che ci ho giocato anche un po' con questo nome, infatti la copertina del mio disco è lo schermo, quello no signal analogico, e il retro è un televideo, praticamente richiama un po' lo stile del televideo. Ecco. Diciamo Masta anni 90. Infatti comunque io arrivo da lì, quindi qualcosa si sente anche forse nei miei pezzi. Ecco. No, anche di grande musica. Allora continuiamo a esplorare questo duo EP che abbiamo detto... Forse aveva ragione Kurt Cobain. Aveva ragione Cobain, sì. E che cosa ascoltiamo adesso? Ma direi di ascoltare il brano che dà il nome al disco, che quindi aveva ragione Cobain. Aveva ragione Cobain. Che ti fa ridere così di gusto. Gli haters sputano veleno e tu sei ancora lì a lavarti la faccia. E pensi che non è male, ti resta un cero da accendere. Nel paradiso delle scienze sociali ci sono streghe da bruciare o da difendere. E prima o poi metterai che sulla chimica aveva ragione Carl. Presto lo capirai che sulla chimica aveva ragione Cobain. Aveva ragione Cobain sulle armi e sulla chimica. Ave
aveva ragione Carl. L'intelligenza alla deriva, il populismo dilaga. Se poi il cervello funziona a fatica, anche il buon senso si dilegua. Festeggeremo coperti d'oro e polveri sottili, il giorno in cui il popolo dei post non avrà più niente da dire o da distruggere. E prima o poi metterai che sulla chimica aveva ragione Carl, presto lo capirai. Sulla chimica aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain. Sull'armi e sulla chimica aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain, aveva ragione Cobain. Aveva ragione Carl. Rai qui a Salotto, aveva ragione Cobain, diciamo, siamo subito piombati negli anni 90, negli anni diciamo del grunge, di quello che fu soprattutto un movimento non solo musicale, diciamo, non solo musicale. Ma torniamo quindi ai giorni nostri, questo era il titolo del tuo EP che stai portando in giro, sì. Abbiamo detto che ci sarà tra poco un videoclip. Esatto. A fine anno. Sì, verosimilmente a fine anno, di un brano però nuovo. Vediamo. No, se no facevamo okay. Troppo, diciamo, buona prontezza. Giusto, ok. Sì, sarà però, il videoclip sarà di un pezzo nuovo che dovrà ancora uscire. Non è tratto da questo, adesso pian piano vorrei iniziare un nuovo ciclo, sì. Beh, noi quindi ti aspettiamo poi presto qui a Torino. Speriamo. Spero che tu ti sia trovato bene anche. Sì, 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 assolutamente. Quindi con che brano diciamo ci saluti il lab e Salotto? Allora, beh, io volevo in realtà chiudere originariamente col mio brano più triste, però dopo Gianlu Jotta ho deciso di scegliere il mio brano più allegro. Che comunque non è abbastanza allegro, però ci provo. So, bene, okay. bene, e si chiama Amish. Dirai della tua età che sbiadisce, quando ti accorgerai che prima o poi anche l'acqua finisce, senza un'idea di che cos'eranno i crystal ball. Forse un giorno risorgerai, ma quel che resta di te adesso è poco importante, e da grandi non faremo gli eroi, senza macchia né fantasia. Io pensavo fossi il tuo toy boy, ma sono un Amish. Yeah.
spazio nel cesto dei vestiti sporchi, spazio nel cesto dei vestiti sporchi, dei vestiti sporchi, dei vestiti che scendi a metà per non violare il ricordo. Meglio un addio che con gli affetti, lo sai, somatizzo un po' troppo. E da grandi non faremo gli eroi, senza macchia né fantasia. Io pensavo fossi il tuo toy boy, ma sono un amico. Noi da grandi non faremo gli eroi, senza macchia, senza follia. Non pensavo avessi già un toy boy, sarò il tuo amico. Grazie chiaramente anche a Gian Dugliotto per essere intervenuto, e agli Evergreen per essere intervenuti questa sera. Facciamo un grosso in bocca al lupo e grazie. Ci diamo appuntamento tra due settimane, perché la prossima saltiamo un turno per impegni vari, e quindi tante belle cose. Buona continuazione, un abbraccio dal Salotto. Sigla!